Un saluto e un ringraziamento a Pino Pistigoi, alla signora Sara Vignanoni, un saluto doveroso al Presidente Mirabella, ma al nostro Rettore che ci ha onorato dalla sua presenza. D'altronde noi ci teniamo moltissimo a questo Rettore perché parla delle cose benissime, la sapienza ha bisogno di noi. Io vi parlerò rapidamente di che cos'è la medicina preventiva e che cosa può fare nel trattamento cognitivo. E ciò che i due colleghi mi hanno preceduto mi piace il compito, in quanto, come ha detto bene Carlo Cartaglione, la malattia comincia 30-40 anni prima, ma le manifestazioni cliniche sono veramente molto dopo della vicenda, come voi potete vedere, perché mentre la fase preclinica comincia e continua a fare dei danni nel cervello, che come voi vedete in questo lavoro di Brack, ha cominciato semplicemente in alcune zone, man mano si estende in tutto il cervello, e quando l'estensione e la riduzione della funzione è molto aumentata, ecco che allora spunta la malattia. Per cui noi pensiamo che la malattia insorge in tarda età, in realtà non è vero. La malattia insorge molto presto e nello stadio 1, come voi vedete, è del tutto asintomatica, ma se noi facciamo qualche esame andiamo a vedere che già la morfologia delle alterazioni cerebrali sono notevoli. Solo allo stadio terzo noi abbiamo una comincia a non sapere e non conoscere qualche nome, comincia a non ricordare dove ha messo le chiavi e comincia a non ricordare cosa ha mangiato la sera prima. Dopodiché, passando qualche tempo, si arriva alla demenza. Quindi il problema è cercare di capire chi di noi comincia lentamente a fare queste lesioni. Oggi ci stanno delle sostanze attraverso la mente che possono mettere in evidenza la precipitazione di questa proteina all'interno del nostro cervello, che è quella che poi ci dà un'alterazione notevole. E un altro determinante con questa metodica è ancora più sensibile. Quindi oggi, in teoria, se avessimo i soldi tutti noi potremmo vedere a che punto è o potrebbe essere il nostro cervello, e come voi vedete in questo articolo ci sono delle indicazioni e chiare di questa cosa. Ma il problema è, va bene, so che sto diventando, so che posso diventare, oppure già ho qualche lezione, posso fare qualcosa, ma quali sono le cose che poi innescano la progressione o comunque l'inizio e la precipitazione della malattia? Chiaramente non è chiacchierata 20 minuti, tutti non si può dire, ma la cosa che, sulla quale noi geriatri, almeno il mio gruppo è molto interessato, è fenomeni infiammatori, specialmente quelli collegati all'obesità, in cui alcune interleuchine superano la barriera ematoencefalica, anche se integra, e producono dei processi infiammatori, come voi vedete in questa diapositiva, dimostrate istologicamente. La microglia attivata, overespressione di interleuchina 1, ci causa questi danni e ci dà queste alterazioni. Ma quali sono le alterazioni che possono causare un'infiammazione, o comunque quali sono quelle cose che noi, sulle quali oggi possiamo intervenire? E poi, quando Pino Nistikov ci darà il farmaco giusto e modificando l'energia, noi appena facciamo il primo stadio e vediamo che c'è un po' di amiloide, utilizziamo il farmaco di Pino Nistikov e nessuno di noi diventerà benessere.